Oggi il Partito Democratico è l'unica alternativa politica credibile a una destra inquietante e pericolosa. È chiaro, è sempre più chiaro che loro non ce la fanno, ma è altrettanto chiaro, lo dico io per primo, che con più forza, nettezza, ora a questo punto, deve emergere un'alternativa a questa deriva italiana. E siamo qui per questo. Apriamo un'altra fase, il secondo atto della rigenerazione del Partito Democratico per essere all'altezza della sfida. Il primo compito è imporre un'altra agenda e non seguire quella degli altri. In politica, come nella vita, non esiste un pericolo maggiore che essere subalterni, incapaci di indicare la nostra agenda, essere proprietari del nostro destino. Abbiamo di fronte, io credo, una potente destra illiberale. Questa è la verità. E questo è il frutto anche degli errori dei progressisti, dei democratici, della sinistra, non riconducibili agli ultimi anni, l'ho detto mille volte, e le cui ragioni ho più volte indicato e su queste abbiamo discusso tante volte. I 5 Stelle, in questo momento storico, stanno perdendo l'anima. Sono diventati un'amara stampella che balla, critica, ma alla fine sostiene un progetto che non è il loro. E in questo momento milioni di elettori se ne stanno accorgendo e attendono un'offerta diversa dalla politica, un'offerta nuova. La riforma del partito è necessaria perché lo strumento che abbiamo non è utile a svolgere questa funzione. Lo voglio dire con molta nettezza. Noi non ce ne siamo occupati perché c'erano le elezioni, ma sul partito dobbiamo cambiare tutto, perché tutti sappiamo che così non si va più avanti. E lo dico non perché si discute o ci si confronta. Io penso che questo sia un gran bene, ma non si può andare avanti così, perché troppo spesso questo partito è un arcipelago di luoghi in cui si esercita in modo disordinato la sovranità e i differenti modi di praticare la politica e di esercitare il potere. C'è un gruppo dirigente nazionale attorno a un leader, ma poi appesantito da un regime correntizio che soffoca tutto. Non possiamo certamente fare come Salvini, affidarsi cioè al protagonismo di un leader e costruire intorno ad esso un partito. Non ci credo, non lo voglio, non ho scelto questa strada, non lo praticherò mai. Il comando assoluto in una persona è la premessa di una sua solitudine e infine di una sua sconfitta, ed è totalmente in distonia con ciò che serve a noi e che serve all'Italia.